fuochi d'artificio in campo, pochi spettatori sugli spalti. Festival del gol al Monterisi nel derby tra Audace, Cerignola e Gravina, penultimo atto della regular season del campionato di Serie D. I padroni di casa, alla loro ultima esibizione interna della stagione e al primo risultato utile con Vincenzo Silvestri da capo allenatore, andranno ai playoff da quinta classificata. I Murgiani, in formazione, rimaneggiata per le assenze di Loliva, Gargiulo e Cacace, non sfruttano invece due volte una situazione di doppio vantaggio, ma dimostrano pur non potendo più ambire un posto tra le prime cinque di voler comunque onorare il campionato sino al termine gara poco vivace nella prima frazione addirittura scoppiettante nel corso della ripresa parte bene il cerignola lullo disinnesca in apertura il tentativo in diagonale di Sante rosso alza troppo la mira la replica degli ospiti balzano conclude centralmente leonetti prova a colpire con la soluzione in lob ma se la cava con qualche imbarazzo di troppo ultimo quarto d'ora della prima frazione carannante per gli Fantini non è preciso nella conclusione, Morra mette in mezzo un pallone invitante, ma la difesa dei Murgiani riesce a cavarsela in qualche maniera. Dalla parte opposta, invece, sono troppo deboli per poter incidere il colpo di testa di Lionetti e il successivo tentativo di Molinari. Quest'ultimo, ad ogni modo, si riscatta nel recupero trovando il gol del vantaggio su punizione con la evidente complicità del portiere di casa. 1-0 per la formazione di Dudù all'intervallo. La ripresa riserva tanti gol e numerose emozioni e si apre con il raddoppio del Gravina. Bella e soprattutto efficace la soluzione incrociata con cui Balzano non lascia scampo a Maraolo. Il Cerignola, nonostante il doppio svantaggio, non alza però bandiera bianca e torna immediatamente in carreggiata. Longo, infatti, si procura e trasforma il rigore che riapre ufficialmente la partita. Al decimo minuto, però, è il neoendoglio. Entrato Carruso con una perfetta esecuzione a riportare gli ospiti di nuovo sul più due. Partita davvero scoppiettante, partita che torna subito in bilico. Morra sfiora il gol d'autore in acrobazia. Carmine Marinaro, altro neoentrato, firma la gemma sul calcio piazzato e riporta in scia il Cerignola. 3 a 2, ancora emozioni. Caruso è scatenato, ma questa volta sbaglia la mira per il Gravina. Idem, bida poco dopo sempre per gli ospiti. Non perdona dalla parte opposta alla mezz'ora Longo. Il suo diagonale termina nel sacco e vale la nuova parità. Il Cerignola prova a vincere. La migliore occasione capita a Morra, che prima trova addirittura il salvataggio del suo compagno di squadra Longo. Poi esalta le qualità del portiere ospite Lullo. Finisce così 3-3 una partita tutt'altro che noiosa. Segnali di risveglio degli Ofantini in chiave playoff. Gravina, bravo ma al tempo stesso ancora una volta ingenuo.